Buona domenica e bentornati in questo nuovo episodio della nostra carriera allenatore qui con il Manchester City. Dopo un avvio un pochino disastrato e disastroso di questa stagione, siamo ritornati ad essere, anzi siamo arrivati ad essere settimi in campionato con soli 13 punti. Siamo veramente distanti comunque dalla vetta, ma bisogna iniziare a giocare davvero bene, perché da adesso in poi, dopo 7 partite, o si dà il tutto per tutto o comunque questa Champions League non riusciremo a raggiungerla, e magari anche la vittoria del campionato io vorrei farcela già da questa stagione, perché con un Manchester City del genere non lo so, ragazzi, che cosa mi devo inventare per portare sto Manchester City alla vittoria. Ma comunque, contro il Leeds abbiamo già giocato, tra virgolette, nello scorso episodio. E io, madonna, Zaire Emery, io veramente non so più cosa fare con lui. Sempre zero di lucidità, gli ho messo tutto sulla lucidità e sta lucidità non cresce. Non so veramente cosa devo fare, però voi ragazzi sapete già cosa dovete fare, ossia bel mi piace, commentare, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro contenuto. Quindi ragazzi, ci portiamo Barella, che tra l'altro ci ha chiesto di giocare, quindi si farà almeno il secondo tempo. E perché vi dicevo, abbiamo già giocato tra virgolette contro il Leeds, perché nello scorso episodio abbiamo provato a fare la simulazione, che ovviamente era fuori programma, nel senso che anche se l'avessimo vinta l'avremmo comunque giocata in questo episodio, però l'abbiamo pareggiata 1-1, quindi anche con le simulazioni sta squadra non gira. Io non so come sia possibile, ma abbiamo uno squadrone eppure non va. Io non so veramente il motivo, cioè con la Salentum ci usciva di tutto. Anche in Champions comunque riuscivamo a dire la nostra, pure avevamo una squadra nettamente più scarsa rispetto a questa, nettamente più scarsa, però qualora dovessimo raggiungere l'obiettivo Champions, per l'attacco ragazzi ho una bellissima soluzione e secondo me la doppietta Haaland-Kristovic si può fare e si dovrà fare. Per forza. Kristovic mi manca come l'ossigeno quando sei sott'acqua. Mi serve. Però costa parecchio. Costa almeno 200 milioni. Essendo un 92, sarà difficile da strappare alla nostra ex Salentum, però ci proveremo. Qualora dovessimo avere i soldi giusti. Tentativo ribattuto. Però già che si è partiti con un bel golletto qui contro il Leeds, sembra già una buona partenza. Il problema è che noi facciamo solo buone partenze, poi il resto della partita Insomma, non siamo proprio così tanto pratici nel gestire il risultato. Eccolo. No, vabbè, ragazzi, è una cosa. Ma va. Dai, però, non è possibile. Un Bellingham che perde palla, quello che non cade. Ovviamente, lascio il buco. E che ne infila. No, ragazzi, è veramente una cosa. Non so cosa dire, non so cosa fare. Mi sembra di vivere sempre lo stesso episodio, dove facciamo una buona partenza, andiamo al gol e poi boom, 1-1, 2-1, 3-1 per gli avversari, partita finita. E poi si ricomincia. Arnau. Bello il cross. Peccato, però era troppo ad uscire, troppo. Mamma mia, non ce ne va bene, anzi ce ne va bene una sola. Poi il resto è tutto a valanga. Rodri! Ma che sfiga! Porco tutto! Ma non è possibile, non è
possibile, non è possibile. C'è veramente, non ce ne va bene uno. Non ce ne va bene una, non ce ne va bene. Io vedo due, ragazzi. No, 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 io non so. Che cosa devo fare in più? Cosa devo fare in più? Cosa devo fare in più? Se poi la sfiga ci si mette pure di mezzo. Attenzione, ci sono novità. Era una bella azione. Conclusione perfetta. No. No. Non se ne parla. Ma che passaggi del cavolo, guarda. Dove vai, Rodri? Che fa? No, cioè, ragazzi, ma veramente stiamo facendo. Vai. 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 Vai così. Lozek. 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 Madonna, stava sbagliando. Stava sbagliando. Stava sbagliando. Mi sarei mangiato non solo le mani, ma fino al gomito me le sarei mangiato. Madonna. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo controllo. E va bene, va bene così. Allora, facciamo qualche cambio intanto, Barella, perché sennò mi sbrocca. In realtà non so neanche chi cambiare. Caboret al posto di Madsen. Van Duven al posto di Lozek, che ha appena segnato. Ma no, 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 non si può fare una cosa del genere, non si può fare. Camavinga al posto di Rodri. No, perché Ruben Dias. E continuiamo così. Continuiamo così. Scelta premiata dal gol. Oddio, Rodrigo, forse potevamo anche cambiarlo. Non l'ho praticamente visto sta partita. Se non ho capito male, c'è bravo Gabore. Oh, Lozek 5 gol in 7 partite, eh? Il tentativo di trasformazione non è andato a buon fine. Complimenti. Non ero neanche accorto. Resta in parità 1-1 dopo 68 minuti di possiamo gioco. Evitare di prendere gol, possiamo evitare di prendere gol. Mamma mia, Truben. Bravo, la prima volta che para forse in tutta la sua carriera. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Bravissimo. Interviene allontana. Rodrigo, facci vedere perché sei rimasto in campo. Perché mi sono dimenticato di toglierti o perché forse possiamo fare qualcosa, ti puoi inventare qualcosa. Tutto da solo. Poi vede Camavinga. Per Barella. Leao. No. Ma quello è rigore però tutta la vita. No. 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 Bravissimo Ruben. Fermi. Fermi tutti. Fermati Ruben. Fermati. Lascia la palla. E andiamocene a prendere questi 3 punti. Va. Bravo, via, Brandon. Va bene così. Va benissimo così. Per me. Va bene. Mamma mia, ragazzi. Una delle carriere più difficili che io abbia mai giocato fino ad adesso. Veramente. A memoria, sia tra quelle che ho fatto qui su YouTube, che tra quelle che faccio, che ho fatto negli anni passati così da solo a divertirmi, credo che questa qui col Manchester City sia una delle più difficili. Ma proprio come difficoltà di gioco, nel giocare. Comunque, Rodrigo. Zitto, cacchio, 5 assist in 8 partite, eh? Nel senso, bravo. No, applica a tutti i giocatori così, però Zaire Emery, voglio capire un attimino, se io ti metto tutto sulle prestazioni, no? Così, non è che poi mi potresti, per favore, no? Farmi il piacere proprio di tornare con la lucidità al 100. Così chiedo, per un amico. Allora, classifica, eravamo terzi in realtà, ma adesso siamo quarti, non so perché. Perché siamo pari punti con l'Arsenal.
Però noi abbiamo una vittoria di più, eh. Però loro, cioè l'Arsenal e il Chelsea hanno 0 sconfitte ciascuno. Una per il Burnley. Il Burnley primo con 6 vittorie mi fa veramente paura e non so perché. Però ci siamo avvicinati. Siamo a 3 punti soli di distacco dal Burnley, dal primo posto, dal vincere il campionato. Certo, è ancora lunghissima la strada per la fine di questa stagione. Però l'importante è mettere tutto, no? Per bene già dall'inizio. Allora, caro il mio Haaland, per forza te la giochi, magari ti fai il primo tempo e poi mettiamo Van Duiven. Zaire Emery, allora io Zaire Emery voglio provare una cosa, perché magari è una cosa che si deve sbloccare, cioè facendolo giocare, io lo metto in campo e magari così per magia si sblocca, non lo so. Però vorrei mettere Sarmiento al posto di Leao, è solo questo cambio vorrei fare in realtà. E andiamo a giocarcela, perché lo vedo un pochino stanco, Leao. È una di quelle partite che e 90 minuti lo mettiamo nel secondo tempo, così, per dare lo strappo, no? Occasioni da rete. Sfide fra i due. Che cazzo di campo è questo? Che brutta visuale, madonna. Che brutta visuale. Che brutta visuale, non sono abituato. No. Non capisco niente. Come sempre Pier, è un onore essere qui a commentare. Oddio, no, che brutto. Qui elettrizzante questo match. Pare essere davvero. Non ci sto capendo un cavolo. Non ho il senso della profondità. Palla in mezzo verso Haaland. Non ho né il senso della profondità né. Sì, conclusione che gli è scappata. No, brutto. Cioè, che cacchio vuol dire? Andiamo subito al King Power Stadium. Prima Sarmiento. Subito Sarmiento. Attenzione, Sarmiento. Dopo 9 minuti di gioco. Prova a metterla dentro. Per Haaland di testa traversa. Che sfiga. È la seconda traversa presa in 2 partite. Lo Zec. Va bene. Tanto lo Zec mi sa che ha segnato più di Haaland, eh? Palla verso il centro dell'area. Va bene. Gli ospiti scenderanno in campo particolarmente agguerriti, perché se le cose dovessero andare bene e se dovessero arrivare anche i risultati giusti negli altri campi, potrebbero addirittura ritrovarsi in testa al termine di questa giornata. È ancora troppo presto per lasciarsi andare a facile entusiasmi, è vero. Ma è altrettanto vero che se riuscissero a portarsi al comando della classifica, manderebbero un segnale preciso. Zitti, per favore. Per favore, non mettiamo già pressione già dall'inizio di questo campionato, che già ce n'abbiamo tanta. L'hai visto? No! Doveva passare sta palla, doveva passare. Bravo! Forza, andiamo, di nuovo. Cosa che ha detto? Dobbiamo passare per forza alla sconfitta? Grazie, eh. Prova il blitz in avanti. Grazie Lele per la fiducia. Su questa conclusione ravvicinata ha evitato. Era veramente ottima la palla. Risultato. Occhio al corner. Ha sfiorato la traversa. Perde il controllo. Bravo Rodrigo. Bravissimo. Con forza a distruggere le gambe dell'avversario, ma a prendere comunque il pallone. Haaland. Saltare l'uomo. Ottima la parata qui. Comunque stiamo tirando, ma la palla non vuole entrare. Bravissimo Rodri. C'è la conclusione. Va bene. Pallone ancora in mezzo. Bellingham. Mamma mia, Bellingham è un tronco. Segna la punizione, posizione interessante. La prima punizione che ci danno in tutta la carriera. Non ci credo. Oh, mi raccomando, che queste noi le sappiamo pure battere. Non ci credo. Si sblocca la gara, stavano spingendo dopo e alla
fine i loro sforzi sono stati ripagati. Madsen, bravo Madsen. Ma che punizione avevamo tirato con Rodrigo, mamma mia che punizione. Il mio problema è che le punizioni le so veramente battere, però la maggior parte delle volte mi finisce sempre sulla traversa, che io sono troppo preciso, io ho troppa precisione. Quando sei così tanto preciso poi vai a prendere il palo, la traversa. Però la punizione è perfetta, 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 perfetta. Io comunque Bellingham, ragazzi, non riesco più a vederlo, cioè in campo. Mamma mia. Mamma mia, mi manca Jadson Fernandes, mi manca. Veramente, mi manca Jadson Fernandes. Mi manca anche un pochino Sulemana, o Moraes, mi mancano. Però sai cos'è, Rodri? Comunque il suo lo fa, mi piace in campo e ci sta come sostituto di metaforico ovviamente di Sulemana, ma Bellingham non è proprio all'altezza di Jadson. Mi dispiace dirlo, è una bestemmia dirlo nella realtà. Rodrigo. Ma qui sì. Dentro si va verso Bellingham. Portiere che si esalta su questa deviazione. Martinez, Arnau, per Sarmiento, al centro non c'è nessuno. D'accordo, grazie. C'è Madonna, Lozek. Lozek. Allora, cambi. Posto di Sarmiento, Leao, Zaire Emery al posto di Bellingham, Van Duyven al posto di Haaland che sta per morire. E Caboret al posto di Martinez, Anko al posto di Ruben Dias, e poi basta, ho fatto 5 cambi, basta così, basta. Dai ragazzi, mi raccomando, Rodrigo alla battuta, di nuovo, ancora, non arriva nessuno dei nostri, va in Duyven, di nuovo, Rodrigo, per Rodri! E le gol, gol! Rodrigo Hernandez cascante. E facciamo calcio. E facciamo calcio, signori. E facciamo calcio. 2-0 Manchester City. Finalmente. Oh, potrebbe essere la prima partita. No, 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 non diciamolo. Non diciamolo, per favore, stiamo in silenzio. Poi se succede lo diciamo. Oddio no, bravo. No, ce l'ha ancora lui. Rigore, no, che culo. Era rigorissimo questo, era più rigore di tutti i rigori che si inventano. Vai Rodrigo, vai che sei velocissimo. Ma la devi anche tenere in campo la palla. Bravo. Lettura, recupera il pallone. Questo è fallo però, signore. Sarebbe anche la prima partita dove non prendiamo gol. Non ci credo, la prima partita dove non prendiamo gol. È un evento più unico che raro, Bene così. Allora, l'Arsenal vince. Quindi stava sopra di noi e continua a rimanere sopra di noi. Abbiamo giocatori giù. Vedi, allora, come cazzo è possibile che fino a mo stavamo perdendo ed erano tutti contenti, mo che abbiamo iniziato a vincere sono tutti infelici. Non facciamoci domande. Mister, se non decide di mandarmi in campo... Camavinga, mannaggia la miseria. T'ammazzerei veramente. Allora, siamo tutti a 19 punti. Fermi tutti. Siamo tutti a 19 punti. Incredibile. Allora, Manchester United. Abbiamo il derby di Manchester da giocarci. E dobbiamo... Questa è obbligatoria. Questo è obbligatorio vincere ed è per questo che non la vinceremo. Io lo so già, io me lo sento che non la vinceremo.
me lo sento proprio dentro, nell'animo, che questa partita proprio noi ne usciremo con le ossa spezzate, ne usciremo. Caro Sarmiento, va bene così. Zaire, non lo so cosa vuoi decidere tu di fare. Quando deciderai, mi raccomando, faccelo sapere. Allora, intanto sono arrivati gli osservatori, anzi è arrivato l'osservatore. Probabilmente non c'è veramente nessuno che ci interessi. Forse Nicolas Marx? No, assolutamente. Neanche questo e neanche Butcher. Va bene. Ma ci può stare. Allora, Manchester. La Romania mi vuole in nazionale, ma chi se ne frega la Romania? Manchester United ha 10 punti. Qualcosa mi dirà che dopo la fine di questa partita ne vanno ben 13. Comunque, Manchester, posso dire, molto ridimensionato. Abbastanza ridimensionato. E allora, Rodri è fuori, dentro Camavinga, che se no... Ma non c'ha neanche più la forma fisica, incredibile. Oh, mamma mia, Zaire Emery, veramente una cosa. Biglietti esauriti da giorni. Nessuno ha voluto mancare questo appuntamento. No, nessuno vuole mancare. Saltiamo la scena iniziale, buttiamoci direttamente in questa partita importantissima. E magari questa, visto che il primo derby di Manchester, magari la lasciamo integrale, no? Ma sì, ce la godiamo tutta, tutti i 90 minuti insieme. Vediamo cosa succede, se riusciamo a fare bella figura oppure no. Perché i derby in Inghilterra, a parte che sono tanti, soprattutto quelli a Londra, verso il centro dell'area, ma hanno un'importanza grandissima, non solo per il tifo ma anche per la società, spero per la nostra, forse di meno, perché non sono di Manchester, non se ne frega niente gli sceicchi qua, però noi facciamo finta che ci interessi, che questa sia una partita decisiva per vedere se possiamo mangiare il panettone quest'inverno oppure no. Mamma mia, cioè questo già ha skippato tutti i difensori, li ha skippati. Pass. È possibile che non ce ne sia stato uno che sia riuscito a bloccare? Guarda quello che se ne va pure. Mamma mia. Eh beh, certo non poteva sbagliare, certo che no. Come fa a sbagliare da lì? Porta sguarnita praticamente. Palla in rete, non hanno perso tempo e hanno trovato la forza di reagire. Ma spettacolo! Ecco che ci viene riproposto. Spettacolare! Oddio santo! Ma non ci credo! Ma è stata di una bellezza unica questo gol! Bellissimo! Si incendia il derby di Manchester! Si incendia! Subito! Pam pam! Gol da una parte, gol dall'altra! È tutto da rifare adesso! Mamma mia, Ruben! Portiere che si oppone alla grande a questa conclusione. Tutto da rifare, nel senso non che dobbiamo subito prendere gol. Non intendevo assolutamente questo. Attenzione, va bene. C'era nessuno che è venuto ad aiutarci. Bravissimo Rodrigo. Vai Rodrigo, fatela tutta. Rodrigo, fatela tutta. Restituisci il favore all'Ozek, dai. O ad Haaland, fai che cavolo vuoi, ad Haaland, subito! Bellissimo! Scavalcando la difesa con questo. Patapim! Secca, precisa, e la palla è andata in gol. Bello!
subito, pam pam. Ma fantastico, fantastico. Oh, questa sarà una bella partita, eh? Mazzen, dove vai? Mazzen. Ma Antony ancora gioca. Bravo Mazzen, non si fa imbambolare dal gioco di gambe. Vai Mazzen. Bravo. Ah no, è Rodrigo. È Rodrigo, ancora lui. Rodrigo, ma non c'è nessuno, è solo Rodrigo. È passato. Rodrigo. Rodrigo. Finalmente. Non ci credo. Se la fa tutta. Bello, è impossibile. Fantastico. Ruba palla e poi si fa 80 metri di corsa per arrivare al gol. Bravo. Il tempo scorre. Bravo. Pazzo. Bellissimo. La palla sanno sempre cosa fare, difficilmente forte. No, era per piuttosto ripartire da dietro. Per Bellingham doveva essere. Ottimo intervento. Deve essere per Bellingham quella. Non per Leao. Se è stata arrivata Bellingham. La prima frazione. Sarebbe stato gol. Oh, prima frazione, primo tempo, frazione fantastico. Se saprà cambiare completamente passo. Vincere il derby così è qualcosa di più, Dovrebbe darci la carica questa vittoria nel derby. Guarda come giochiamo bene. Bellingham. Bravo, l'azione interessante. Ho voluto strafare. Stavolta è colpa mia. Meno uno Brighton in partenza. Così. Che vuol dire? Bravo, Gama. Bellingham. Può girarla. Bellingham, il gioco di gambe, ma non c'è nessuno. Bravo, ancora Rodrigo. Prova a metterla dentro. Arnau. Non ci riesce. Riparte Tierney. Sulla fascia, prova a farsela tutta. Però arriva di nuovo Arnau. E non riesce a fermarlo. Rodrigo. Rashford. Buffone. C'è spazio per il contropiede. Buffone. Vai Mazzen. Bellingham. Lozek. Supera il diretto avversario. Il City perde palla. Allontana. Cazzata. Ottimo intervento. Va bene. 70esimo. Bisogna fare i cambi. Appena esce il pallone. Bravo Bellingham. La filosofia dei due tecnici. Vabbè, tocco di classe. Lozek, l'hai visto? Arnau, seguimi Rodrigo. Seguimi Rodrigo. Non può sbagliare da lì. È un tocco morbido. Entra con tutto il pallone, non serve neanche tirare. Bene così. 4-1. Incredibles. Allora. Van Duven al posto di Haaland. Haaland. E poi Anko al posto di Ruben Dias. E tutti i cambi fatti. Abbiamo lasciato Camavinga in campo perché sennò dice che non lo facciamo giocare abbastanza. E credo che Camavinga dovrà prendere per forza di cose il posto di Rodri.
cambio nel perché abbiamo, gli abbiamo dato cruciale come ruolo, intervento sicuro, una buona punizione, e quindi è giusto che giochi. Però il nostro caro Rodrigo City, che non so che tipo di contratto abbia, che ruolo, e si batte le mani. Pierre, c'è stata una sola squadra in campo, il dominio totale. Bisogna vedere, bisogna vedere, e soprattutto se ha cruciale bisogna cambiarglielo. Nulla da dire. Sperando che accetti. C'è spazio sulla tre quarti avversaria. C'è la norma, no, di vantaggio. Truben. Intervento d'applausi. Bravo Madsen. Leao, che cazzo la fai Leao? Finito arbitro, dai. Finito arbitro, dai, 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 arbitro, arbitro. Guarda, guarda, gli è passato proprio attraverso, gli è passato. Vogliamo fischiare, sarebbe finita, boh. Finisce il match e a sorridere è il City che vince questo derby. Sorride il City, i Citizen sorridono. Hanno preso in mano il pallino dal primo minuto. Bene, 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 questo primo derby di Manchester. Ce lo siamo portata a casa, ce lo siamo portata a casa. Rodrigo, oggi si è superato, superato. Mamma mia, ha fatto veramente un partitone, un partitone. Bene così, bene così. Quando hai un Rodrigo Silva de Goesh così... Non c'è santi che tengono, Non ce n'è per nessuno. È stato straordinario, diciamolo, diciamolo, diciamolo. Abbiamo i giocatori giusti. Eh sì, l'ultima non l'abbiamo vista, ma... Ma va bene comunque, ma va bene comunque. Allora, ma come non stiamo seguendo i piani di che cosa? L'obiettivo crescita dei nostri giovani. Ma che cazzo ce ne frega, ma che cazzo ce ne frega. Siamo secondi. Secondi sopra il Burnley, ma sempre sotto l'Arsenal, ragazzi. Prossima partita contro il Leicester, che è a 5 punti, quindi sarà in fondo alla classifica. Poi abbiamo il Fulham e poi l'Arsenal. Scontro diretto con l'Arsenal. Scontro diretto con l'Arsenal che potrebbe valere già il primo posto. Bene, bene ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Io vi do appuntamento ad un prossimo episodio e quindi noi ci vediamo lì. Ciao, ciao ragazzi.